dedicata alla pallamano, perché abbiamo qui un altro ospite, Martina. Certo, diamo subito il benvenuto a Gianpietro Gapeni, presidente della Pallamano MT. Benvenuto. Buonasera presidente. Buonasera a voi. Giornata intensissima oggi per voi, È partita questa mattina presto dall'inaugurazione del palazzetto, che direi, al di là poi dell'aspetto sportivo che affronteremo successivamente, già questo è un aspetto molto importante, una nuova casa per la Pallamano MT. Direi proprio di sì, questa mattina alle 9:30 c'è stata l'inaugurazione del palazzetto, era presente tantissima gente, e la cosa è stata accolta da tutta la popolazione, diciamo, qui in Torri e nei paesi limitrofi. Sono state invitate tutte quante le società del Vicentino e del Padovano, e la cosa... Ecco, stiamo vedendo proprio l'immagine del Pala Villanova, bellissima struttura. Sì. Ecco qui l'immagine di tutta quanta la gente presente. E il taglio del nastro da parte del sindaco, non erano presenti tutte quante le autorità, quindi è stata una gran bella festa, abbiamo iniziato veramente bene. Ecco, una struttura che vi permette di affrontare nei migliori dei modi una stagione importante. Questa stagione è la seconda stagione che ci vede presenti nel campionato di A1 nazionale, quest'anno appunto avendo il nuovo palazzetto l'intenzione è di ben figurare come l'anno scorso, anzi cercare, oltre di bissare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, di cercare di andare anche oltre. Qui stiamo vedendo le immagini della partita di oggi, valida per la Coppa Italia, avete incontrato una corazzata della Pallamano italiana, la squadra più titolata, ovvero Trieste. Dal punto di vista del risultato è andata male perché avete perso giusto 15-23, però... Sì. Penso che sia stato un buon test in vista del campionato. E innanzitutto ringraziamo appunto la Pallamano Trieste pluriscudettata che ci ha permesso appunto di fare questa partita contro di loro. Abbiamo organizzato in maniera tale che cadesse proprio questa giornata di Coppa Italia. E oggi sì, la partita non è andata nel migliore dei modi, però parlando anche con il tecnico ha avuto delle risposte importanti, anche perché dal canto nostro avevamo un'assenza importante, che era il nostro centrale Grubacic, che tutta la settimana ci è mancato. Un giocatore fondamentale per l'MT. Direi proprio sì. Ecco, il campionato che inizierà non tra moltissimo, da cosa vi aspettate da questa stagione, presidente? Guarda, sono 15 di ottobre inizia la nostra avventura. Come dicevo prima, quest'anno innanzitutto abbiamo cambiato 30-40% dell'effettivo della squadra, abbiamo cercato giocatori della zona, quindi io dico sempre giocatori a chilometri zero, per valorizzare appunto il vivaio e tutto quanto. Abbiamo un 50-60% di giovani in squadra. È ovvio che abbiamo portato a casa il Norberti dal Bologna, il Paolo De Michiel, che era un giocatore della zona che era appetibile da molte squadre, e poi questo Vlado Grubacic, che per noi era da tempo che lo seguivamo. Fiore all'occhiello. Purtroppo ci siamo privati di altri giocatori, ma il bilancio non ci permetteva di andare oltre. Ecco, lei ha parlato di vivaio. Questa struttura può aiutarvi anche in quel senso, ad avvicinare tanti ragazzi a questo sport che magari non è conosciutissimo e diffusissimo, ma però che sta prendendo piede. Comunque una Serie A in provincia di Vicenza è sempre importante. Sì, noi allora puntiamo sicuramente su questo vivaio. Allora, abbiamo un lavoro in sottobosco sulle scuole, nel senso che lavoriamo a 360 gradi. Abbiamo dei tecnici preparati sia a livello di prima squadra che anche sulle giovanili. Seguiamo tutto quanto, ed è proprio da là che noi puntiamo nel tempo di poter crearci la rosa per il futuro. Adesso le scuole ci danno una grossa mano, una grossa possibilità di poter lavorare, e da questo sicuramente ci vorrà del tempo, ma sicuramente porteranno a casa i nostri frutti. E allora l'augurio che vi facciamo è di portare a casa prima possibile e ovviamente di mantenere la categoria, che penso sia l'obiettivo primario di questa stagione, giusto? Questo sicuramente, adesso con una palestra del genere così... È obbligatorio. L'altro giorno facevo una battuta al nostro patron Bernardotto e dicevo: guarda Gaetano, con una palestra del genere così, con un po' di tempo... Vedrai che tenteremo una scalata ancora più su, però questa è una battuta che ho fatto. Oh no, e con questa battuta, che piace molto agli sportivi vicentini e soprattutto ai tifosi della Pallamano MT, ringraziamo il presidente Gianpietro Gapeni e andiamo a vedere quelli che sono i risultati.